molti di voi si sono chiesti cosa fanno le casalinghe a Londra. La risposta si trova dentro questa finestra. Miss Molinari, tipica casalinga londinese, sta cercando di lavare, con scarsi successi e risultati direi, qualche tazzina. Vediamo. Miss Molinari. Scusa, ma fammela zoomattina su tutto quello che ho lavato. Ora te la faccio. Com'è la sua esperienza con il detersivo inglese? Saponosa. Faccia vedere. Schiumosa direi. Oh, ho sbagliato la zoomata, mi dispiace. Poi mi sono dimenticata il guanto. Allora, vediamo un dettaglio della spallina provocante della casalinga inglese. La casalinga. Ecco il ritorno del maritino inglese. Mica tanto. Ciao, bello. Hi, honey. Hi, darling. Well, it's okay. Good night, darling. It was fantastic. No, ero io. E mia moglie. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y es como en el... Ciao, palle. Come si bella quando sorridi. Simone, dille qualcosa. Eva, sei una donna splendida. Basta, no! Basta, no! Ma la faccia porno? Fendi? No, io non posso fare la faccia porno così. Devi ispirare, comprare roba io non ispiro. Si accostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor. Prova microfono 16 bit centro, prova microfono 16 bit sinistra, prova microfono 16 bit centro, prova microfono 16 bit. L'ho fatta con le polverine. Questo è il mio segreto. Qual è? Fa vedere. La tostata in polvere, più semplice da usare. Nací en el Mediterráneo. Sì, loro che hanno comprato la telecamera e stanno rompendo. Stiamo rompendo i testicoli. Mattia, proprio sei batte le palle con il cucchiaio. Guarda, detto così non so come faccio a sopportarli, veramente. Niente. Oh, che caso, mi si scopa, sì, guarda. Guarda, come ti presa. Almeno te tu scopi, vai. No, io scopo, Ok. De según cómo se mire todo depende. Sono le sterline. Questo è il contributo, il primo contributo di Cecchi Gori, che ci ha versato sul conto londinese. £200, giusto per te. Sono i soldi che ci ha dato. Con il passo del tempo il vino si è partito. La pasta sta cuocendo. Che dire, ma questo film cosa ne faremo? Io non ho idea. So che abbiamo in mente un titolo un po' particolare, la vedremo il tornado. Non per fare, come dire, per parafrasare il famoso cirrone. Tornado perché praticamente parla della storia di uno che andava a Londra. Che è andato? Andato a Londra, dopodiché a Firenze è tornato. Una cosa fa poca carne, però messo bene, buona scenografia, buona parte musicale, di belle cose. Secondo me il filmino può venire. E la telecamera c'è, e come si mangia la pasta, magari almeno dopo siamo anche un pochino più, come dire, nervosi, però rilassati al tempo stesso per decidere cosa fare. Ciao! Tema del film? Il tema è ancora molto segreto. Senti, se vuoi anticipare qualcosa, ma forse non è il caso. Forse non è il caso, anche perché abbiamo poche idee, ma ben confuse cioè adesso. Per cui... quelle poche ci sono, non le vogliamo svelare. Grazie, ragazzi.
Ma com'è questo film? Questo è un film che... D'avventura? È un film d'avventura, ma non immaginate la solita avventura sessuale. È proprio una cagata, cioè... Scusate. Spara, spara su per le scale. E... Non lo so, la nostra idea è quella di fare un film... Dai Simone, adesso io non ce la faccio, non mi riesce, io non sono bravo. Questo non sarà rapido, ma è una speranza. Motore! Ma virunque canò, troieque, qui primus aboris. Il film vuole essere intelligente. Com'è questo film? Questo è un film rilassante. Ne ho visto un pezzo. Ti sei addormentato? Mi sono addormentato. Un film fatto per le persone che hanno un batticuore e se lo vogliono far passare. Ma no, devo dire, io in effetti in questo film è nato da una sinergia con il maestro Chiappi, con cui mi sono trovato particolarmente bene. Devo dire che lui ha capito le mie potenzialità e il capolavoro poi... Farete altri video? No, penso di no, penso di no, c'è bastato.